Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Se siete nuovi nel canale e volete iniziare a fare outfit in beef, siete capitati nel canale italiano giusto ragazzi. Allora oggi vi porto la base, quindi C2 finale ragazzi, per fare i nostri outfit in beef. Come ben sapete, per fare gli outfit beef raga bisogna sempre partire da questo outfit, ci servirà sempre. Quindi a questo punto iniziamo con il video, regà. Ci rechiamo da un qualsiasi negozio di vestiti e ci mettiamo, ragazzi, i pantaloncini numero 60, ragazzi. Questi neri con i cuoricini rossi. Vi ricordo che questa è la base per il maschio, per la femmina c'è il link in descrizione. Quindi a questo punto, una volta messi i pantaloncini, raga, andremo a mettere la parte alta dell'outfit. Quindi andiamo dalle maglie, cerchiamo le magliette designer e andiamo a mettere quella nera con stampa numero 58 ragazzi. E una volta messa questa maglia andremo a metterci pure una giacca. Quale giacca andiamo a mettere? Andiamo a cercare le giacche sportive firmate ragazzi e andremo a indossare la numero 19, questa nera ragazzi, con la scritta bianca Goofy, che precisamente si chiama piomino Goofy nero graffito. Quindi a questo punto, una volta che selezioniamo questa giacca, ci rechiamo dalle scarpette e andremo a mettere l'ultimo paio di scarpe sneakers ragazzi, quelle nere, non vi potete sbagliare, è l'ultimo paio. Una volta che vi siete indossati anche queste paio di scarpe ragazzi, che si chiamano sneakers Aries nere, possiamo salvare questo outfit come C1 console 1. Ma prima di salvarlo raga, levate tutti gli accessori dalla testa se li avete. Quindi una volta che l'abbiamo fatto, salviamo questo outfit come C1 e adesso andiamo a mettere C2, quindi l'outfit che metteremo poi sulla seconda console. Quindi ragazzi, andiamo dal bancone e andiamo a cercarci le tute da racing. A questo punto ne scegliamo una e raga, a seconda di come faremo poi il beef in futuro, cambieranno i loghi o porteranno i loghi che scegliete da questa tuta. Quindi io vi consiglio magari di farne poi due C2 finali, ma questo lo vedremo più avanti. Quindi una volta salvata la tuta su C2 andremo a fare l'outfit merge ragazzi, quello che poi andremo a mergiare nell'attività basso profilo o l'affare G. Quindi ragazzi, a questo punto torniamo dalla parte alta degli outfit e andiamo a cercarci le giacche comode selezionandoci l'outfit C1, perché praticamente l'outfit che andiamo a fare per merge è uguale a C1 e cambia solo la giacca. Quindi andiamo su giacche comode e mettiamo l'ultima blu navy ragazzi. E una volta fatto ciò la indossiamo e la salviamo nello slot merge raga, che dovrà essere sempre o nel primo slot come sto facendo io o nell'ultimo slot ragazzi, perché quando andremo dentro l'attività basso profilo deve essere il primo slot dopo l'outfit attuale che indossiamo in quel momento. Quindi a questo punto siamo pronti per iniziare a fare il beef. Ci serve ancora un requisito ragazzi, ci servirà il paracadute classico e il paracadute Israele a seconda di cosa dobbiamo fare. Quindi andiamo subito da Ammunition, perché in questo caso io non ce l'avevo. Ci indossiamo C1 prima per poi indossare il paracadute. Quindi io andrò a comprarlo e lo prendiamo da Ammunition. Una volta qua andiamo dai paracaduti, compriamo il paracadute, ci darà quello classico, e compriamo anche poi quello Israele. A questo punto, una volta fatto ciò ragazzi, cosa facciamo? Usciamo dal menu, ci indossiamo C1 se non l'abbiamo già fatto, e una volta che abbiamo indossato C1 siamo fuori dal negozio, anche dentro un po' dove vi pare e piace raga, ci indossiamo il paracadute Israele raga. Una volta fatto ciò controlliamo in basso a destra che faccia il caricamento raga, e se fa il caricamento a questo punto potremmo frizzare la console, potremmo attivare Netcat. A questo punto, una volta attivato il Netcat, potremmo accedere con C2 con la seconda console. Quindi a questo punto, una volta che siamo spawnati con C2 in free mode ragazzi, cosa facciamo? Semplicemente ci andremo a indossare l'outfit che abbiamo chiamato C2
2, niente di più semplice. Una volta che ci selezioniamo quell'outfit, ragazzi, ovviamente controllate di essere spawnati con lo stesso outfit che avete usato su C1 con il paracadute. Quindi a questo punto vi mettete C2 e una volta che vi mettete C2, ragazzi, andate poi a chiudere il gioco. Quindi a questo punto torneremo su C1, ragazzi, che sarà ancora lì fermo, che se la gironzola se l'avete messo FK. Cosa dobbiamo fare? Ci selezioniamo di nuovo l'outfit che abbiamo chiamato C1. In questa maniera toglieremo il paracadute e in basso a destra, raga, farà il caricamento. Una volta fatto ciò potremo pure sfrizzare il netcat e, raga, chiudere la console C1. A questo punto riavviamo, raga, la console C1 e una volta che poi spawneremo in free mode, in lobby, in una sessione solo inviti, ci troveremo con questo outfit che è quasi finito. Quindi cosa dobbiamo fare adesso, raga? Niente di difficile, start online, avvia attività preferite e andiamo ad avviare basso profilo. Una volta avviata l'attività e siete nella lobby, andate a mettere abbigliamento completi salvati, fate entrare un vostro amico che vi dà una mano, ragazzi, e avviate l'attività. Alla selezione dell'outfit metterete merge e poi rimetterete attuale, ragazzi, e a questo punto avremo preparato C2 finale. Quindi avviamo l'attività e andiamo a salvarlo. Per chi usa profilo basso, raga, andrà da Munition. Per chi usa la fare G andrà nell'appartamento o al suo CEO. Quindi a questo punto lo andremo a salvare, ragazzi, in uno slot vuoto dove siamo sicuri che non lo perdiamo. Mi raccomando, è fondamentale, sennò poi dovete rifarlo. E lo salveremo come C2 finale, ragazzi. Quindi a questo punto quittiamo l'attività e una volta che siamo in free mode, raga, sbada bam, avremo fatto C2 finale per fare gli outfit in beef. Lasciate un like, lasciate un commento, condividete i miei video altrove e alla prossima. Sbada bam.